Esperienza forte di incontro con Gesù, anche se lui, mi rendo conto, era stato presente in molte fasi della mia vita, è avvenuta quando io avevo praticamente 20 anni. Arrivo da una ricerca, da alcuni mesi andavo in un gruppo di preghiera carismatico, ma non ero convinto che questa esperienza potesse essere rivolta a me. Mi sentivo indegno, non buono, non abbastanza preparato. In realtà poi fu una esperienza di abbandono nelle braccia del padre. Io avevo perso il mio padre da giovane, nell'abbraccio dei fratelli che hanno accompagnato la preghiera di effusione dello Spirito Santo su di me, ho sentito l'abbraccio del padre, Dio Padre, che compensava tutte le mie mancanze e metteva a posto tante cose nella mia vita. Di lì è partito un cammino che dopo qualche anno è diventato anche un cammino di vita in una comunità dove oggi con la mia sposa, cammino assieme a tanti fratelli desiderosi di seguire il Signore. L'esperienza della comunità nasce nel 1978 a Torino, subito dopo l'ostensione della Santa Sindone. Veniamo visitati da padre Robert Farisi che dà un forte annuncio a quelli che sono i responsabili dei gruppi di preghiera e dice: il Signore vi sgrida perché non avete ascoltato un suo messaggio. Allora Diana Trovò, che è stata la prima a rispondere in questo cammino della comunità, sente, capisce che si trattava di questo cammino che il Signore proponeva ed è stata la prima a dare il suo sì. Di lì sono partite altre vocazioni. Io all'epoca ero fuori e dicevo: com'è bella questa comunità, e anche questa volta dicevo: non ne farò mai parte, no, non mi pare. Invece dopo qualche anno sono entrato anch'io in questa esperienza di comunità, che per molti anni si è espansa e ha servito soprattutto la zona di Torino, del Piemonte e quindi la diocesi, anche altre diocesi vicine, anche con l'animazione di una casa di esercizi e il contatto con alcuni vescovi. Però intanto qualche missione ci portava anche fuori e all'incirca dagli anni 2000 in avanti abbiamo avuto la nascita di diversi cespugli nuovi della comunità, specialmente qui nel Lazio, dove sono partite delle belle fraternità, e successivamente anche in altre regioni. Oggi abbiamo dei fratelli in Sardegna, in Sicilia, in Toscana, una bellissima realtà qui nel Lazio. Il ceppo più grande è ancora in Piemonte, attorno a Torino, dove quasi 20 anni fa abbiamo avuto l'approvazione dello statuto dal nostro vescovo. E poi abbiamo ancora qualche sorella sparsa nel Veneto, nelle Marche, nella Calabria. E forse non ho citato la Sicilia, perché adesso abbiamo delle realtà anche in altre regioni italiane. Il carisma speciale che abbiamo riconosciuto più come un dono di Dio per noi, e che poi è diventata una missione, è l'evangelizzazione attraverso la guarigione interiore. Abbiamo capito che noi siamo poveri, che abbiamo il cuore ferito, abbiamo bisogno sempre di ritornare a Gesù, che come dice San Paolo, vuole che si conservi irreprensibile il nostro corpo, il nostro anima, il nostro spirito. E lì abbiamo capito anche tutta una prassi, dei cammini di ritiri, giornate, incontri, specialmente delle missioni per gli sposi, in cui capiamo e vediamo e siamo testimoni stupefatti tutte le volte di ciò che Dio opera nei suoi figli per il loro bene. E quindi abbiamo un po' di realtà che animiamo come incontri di guarigione e di adorazione, settimane, esercizi pensati per la formazione, ma anche per un cammino interiore di ricostruzione della persona, esercizi ignaziani e poi specialmente settimane di esercizi per sposi, perché vediamo che Dio, che ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, maschio e femmina, nella realtà del matrimonio vuole oggi più che mai rivelare al mondo il suo volto d'amore. La vita della comunità è stata guidata e un po' tutti noi ci siamo sentiti interpellati particolarmente dalla parola dell'ingresso messianico,
laddove un asinello viene slegato per far salire Gesù e portare Gesù. Noi siamo molto contenti se ci dicono che siamo degli asini, perché ci sentiamo felici di portare in qualche modo Gesù. Poi si dice che questo asinello verrà rimandato dopo che il Signore ne ha avuto bisogno. Quindi anche l'umiltà di dimenticare un servizio, un grande ministero, un momento di esaltante gloria, perché noi siamo solo strumenti, è il Signore che merita la lode. Infatti il nostro tempo di festa annuale è la Domenica delle Palme, dove noi abbiamo da parte di tutti i fratelli il rinnovo delle promesse di impegno e anche il rinnovo delle promesse di consacrazione di un gruppo di consacrate che ha sentito di rispondere in modo speciale a questa chiamata del Signore nella comunità.